Zenit Optimedia è sempre più digital e sempre più integrata e da oggi Performix, l'agenzia di performance marketing del gruppo. A guidarla è Andrea da Venezia che qui incontriamo. Perché questa apertura nel nostro paese, questo rafforzamento sul digital? È il mercato che ve lo chiede? Sì, assolutamente. È il mercato, sono i consumatori, sono quello che sono le piattaforme digitali. È un cambiamento che stiamo seguendo ormai da una decina di anni. Sono entrato nel gruppo Publicis nel 2007, avevamo un obiettivo triennale con la brand Z Digital, che aveva un obiettivo di portare Zenit Optimedia all'integrazione del mondo digitale, allo sviluppo delle competenze nel mondo digitale e soprattutto a far sì che i clienti capissero molto più approfonditamente quali potevano essere i benefici di andare a comunicare su internet e su tutto ciò che poi ad oggi viene racchiuso nel concetto di digitale. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto perché comunque abbiamo avuto grandi successi anno dopo anno. L'anno scorso siamo riusciti a duplicare quella che è stata la crescita del mercato a livello di trend e siamo state nelle 10 country principali del nostro mercato che comunque abbiamo raggiunto questi tipi di risultati. Per cui 2011 anno di svolta, avevamo detto in un'intervista 3 anni fa che comunque bisognava adattarsi perché il 2010 era un punto di deadline, quindi un punto di non ritorno dal punto della comunicazione digitale, e il 2011 infatti inizia proprio sotto questa entità. Ho preso il ruolo di managing director per 3 anni e l'ho portata avanti e l'ho cresciuta da un certo punto di vista, viene riassorbita nella brand madre che quindi è Zenit Optimedia. Le persone che lavorano sul digitale vengono integrate nelle business unit della comunicazione tradizionale con un obiettivo duplice: il primo, quello di portare cultura digitale nel mondo tradizionale. Secondo, imparare dai team tradizionali quelle che sono delle regole della comunicazione che per noi sono fondamentali, con un obiettivo finale entro il triennio di costruire quelle che sono le professionalità degli integrated planner, quindi comunque professionisti della comunicazione a 360 gradi. Questo è il posizionamento dentro di Zenit Optimedia. Questo è il ruolo che io vado a ricoprire da oggi stesso come Chief Digital Officer del gruppo, con un obiettivo di monitorare questa integrazione, di andare a sviluppare sempre di più i piani di comunicazione digitale del cliente, ma soprattutto di aumentare la cultura non solo nostra ma anche dei nostri clienti. E le aziende quindi dove investono di più? Ad oggi le aziende investono, credo, in maniera proporzionale alle proprie necessità di business e al proprio consumatore, ma come gruppo poi siamo convinti che lavorare esclusivamente su una share of voice, quindi su una percentuale, se Internet Italia al 7% digitale è tanto poco, in realtà dipende dal tipo di brand e tipo di consumatore con cui io vado a comunicare. E all'interno di questo 7% più o meno il 50% è dentro il performance marketing, quindi search marketing, quindi motori di ricerca e affiliazione piuttosto che campagna performance puro, e il restante 50% invece è posizionato assolutamente a livello di brand, quindi vuol dire video advertising, brand advertising puro, brandizzazione, eventi a livello digitale piuttosto che altre operazioni. Ha parlato di obiettivi di business di Performix, quali sono entro il 2013? Sono 4 mesi che ci ricerchiamo e facciamo uno screening sul mercato per acquisire nel gruppo quelli che sono i migliori specialisti legati al SEO piuttosto che al mobile e al social advertising, in modo da costruire una squadra molto forte e vincente. Ad oggi la squadra di Performix Italia si presenta già sul mercato con 10 persone operative, che sono la parte di search marketing, di performance marketing che lavorava prima in Z Digital, che si sposta, esatto, dentro Performix Italia, e dall'altra parte con un obiettivo di duplicare almeno il team entro la fine dell'anno.